Allora, ragazzo, giù in studio vado per il test appunto del proiettore. Sì, lo so, la intro è un po' differente, ma il tempo è questo, lo sapete, ve l'ho già spiegato mille volte. E niente, ragazzi, vediamoci sto test, poi ci vediamo per le conclusioni, come sempre, le conclusioni finali, vai. Allora, ragazzuoli, eccoci alla prima accensione del proiettore. Ok, io gli ho già dato una sistemata al focus, ovviamente, altrimenti c'è la solita rodellina che... Vabbè, questa è l'intro. Lenta come intro, lenta, lenta, lenta. Allora, vedete, c'è la solita rotellina per dargli un po' di focus a tutta l'immagine. Diamo una decenza a tutto, più o meno ci siamo. Ok, mi sembra abbastanza equa. Il focus è messo bene su ogni angolo, non ci sono punti della, diciamo, della visione dove, dello schermo in cui non si riesce magari a leggere qualcosa. È abbastanza omogeneo. Io ho già inserito un USB e qui mi ha infatti evidenziato, altrimenti non c'è l'icona o non è evidenziata. Allora, facciamoci un viaggetto in giro. Ok, qua vabbè, video, foto, music, queste sono le classiche impostazioni per ascoltare musica sempre da fonti USB o altro. C'è il Bluetooth come soundbar, quindi automaticamente andiamo ad ascoltare della musica. Ok, vedete? Poi questo andiamo un attimo a testare quando saremo sul tavolo. Ok, HD sarebbe l'HDMI. Vediamoci un attimo se ci sono le impostazioni. Sì, impostazioni di rete, impostazioni Bluetooth, qualcuna si ripete, ma più o meno sono quelle che già ci danno impostazioni proiezione, installazione, la correzione trapezoidale. Ok, vedete come si muove su due punti, ok? Con questo tirate un angolo e con questo ne allungate. Mi sembra di aver visto l'altra modalità, esatto, quella verticale. Ok, vedete che alla fine andate semplicemente a correggerlo sia con questa impostazione sia con l'altra. Sopra, alla fine lo andate a correggere su tutti e quattro gli angoli, ok? Come vi serve, insomma. Qui abbiamo il ripristino delle impostazioni su circa modello, la versione, indirizzo, il sistema, l'ultimo sistema aggiornato. Le impostazioni Bluetooth probabilmente classiche per attivare o no, impostazioni della data, eccetera, eccetera. Non andiamo neanche a vedere il fuso orario, le ore, eccetera. Impostazioni della lingua, gli direte: ok, queste abbiamo già viste. Torniamo indietro. Vabbè, raga, classiche impostazioni e più o meno tanto i menu si ripetono. Anche perché, come ho già ripetuto spesso, non vado mai a smanettare troppo perché poi. Chi vuol curiosare a fondo già sa dove andare o comunque sia, poi si approfondisce con pazienza tutto a casa. Office ovviamente per i documenti. Ah, quindi c'è proprio un software proprietario. Ok, perfetto. Torniamo indietro. Raga, andiamoci a vedere subito qualche foto test veloce. Ok, torno indietro sulla classica prima immagine dove vado a vedere se riesce a darmi un po' tutto chiaro, senza tenere troppe scure certe zone o illuminate altre. Nel complesso sì, si dimostra un buonissimo proiettore. Qui vedo molto bene, molto, vedo bene. Ora non so, raga, in video non sempre si riesce a vedere ovviamente quello che vedo io a occhio nudo, ma dal vivo. Questa parte e questa c'ha dei dettagli, ecco, non è proprio nera, tinta nera. Qualità che riescono a restituire pochi proiettori sopra i 100-200 euro.
sotto a quelle cifre, a volte queste parti, queste sono nettamente nere. E se le vai ad illuminare, come magari posso tranquillamente fare qui, mi appare a destra la classica scelta per modalità standard. Lo posso regolare tranquillamente manualmente, sotto c'è ripristina valori, e poi vabbè, classiche modalità che vado poi a vivido. Vedete, vivido si illumina maggiormente l'immagine, ma ovviamente viene leggermente meno il contrasto. Ok, di solito ragazzi, quando si vede un film, consiglio spesso cinema, se il proiettore ha una buona gestione dei colori in modo brillante, consiglio cinema, perché risalta il contrasto. E raga, il contrasto è molto importante, perché dà molta profondità all'immagine e molto più realismo proprio in generale. Quindi Vivido è buono per questo tipo di immagini, che appunto a volte sono il 90% della visione di un film. Adesso noi rimettiamo tranquillamente in modalità standard. Vedete come ho messo Vivido. Già queste zone si sono leggermente illuminate, come sempre raga, tanto le soluzioni poi portano sempre allo stesso risultato. Allora, ottima questa qui, vedete qui, mi restituisce palesemente il colore di queste piccole serrandine, mi restituisce dettagli sul muro, mi restituisce dettagli qui e su queste zone dove la maggior parte degli altri proiettori che ho recensito non assolutamente c'erano delle macchie nere, ok? Solamente il Wemius, mi sembra, l'ultimo che ho recensito, il K1, mi pare che riusciva a restituire la qualità che mi sta dando questo S1 dell'Axedo. Andiamo avanti. Bella anche questa, raga. Buono, gestito bene il rosso. Qui c'è il solito problema che su questa immagine poi, se vado a ritoccarla con le impostazioni, riesco a dare più profondità. Con standard c'ho sempre il problema che questo rosso si assomiglia troppo a quello dello sfondo, quindi non c'è profondità, ok? Automaticamente, se andiamo ad raga, smanettando con le luminosità, ok, con le saturazioni eccetera, vedete, riesco a dare, guardate adesso, togliendo, guardate adesso come sono riuscito un attimo solo ritoccando la saturazione, guardate che differenza, dando molto meno colore, perché a volte ragazzi le saturazioni, a volte oggi tendiamo ad apprezzare i colori tipo degli OLED, degli smartphone della Samsung eccetera, dove i colori sono saturi, perché lì per lì ad impatto sono belli da vedere, ma vedete che significa poi avere un colore saturo contro un colore non saturo, come adesso ho regolato io la saturazione massima, belli lucenti, ma poi ti toglie quel realismo, quella profondità che ti darebbe invece un'immagine impostata in questo modo, ok? Guardate che differenza, ho tolto una ventina di punti alla saturazione. Rimettiamola più o meno com'è, anzi lasciamola un 10 punti sotto, che è quello che a me mi sta piacendo di più. Ok, play. Bella questa. Questa, se non l'avevo già regolata lì, mi dava penso una saturazione allucinante. Bella anche questa, vado veloce raga, perché tanto poi vi dico io se vedo qualcosa che non va. Allora, voglio tornare su questa. Bella, gestita bene qui e qui, vedo tutti i dettagli. Io raga potrei fare, posso anche iniziare in futuro a fare qualche test con delle immagini appropriate, ok? Ce l'ho già, non è un problema. Il fatto è che non voglio stancarvi, non voglio stare qui a darvi immagini con tante linee, quadrati fatti apposta per vedere le definizioni da angolo a angolo. Tanto poi nell'uso quotidiano quello che deve andare bene è l'immagine in generale. E io qui cerco di dirvi, secondo il mio occhio, cosa è piacevole da vedere e cosa no. Questa è una cosa che ho detto spesso e volentieri. Bene, si vede abbastanza bene, non mi piace il viso, non so perché c'è qualcosa che non mi piace, però bella, grande, mi sfrutta tutti quanti i 16 noni. Blocchiamo la solita immagine, questa raga è stupenda e non dà fastidio per nulla sta immagine. Qui vedo tutto bene, qui c'ho tutti
tutte le piccole fughe dei mattoncini che si vedono benissimo qui sotto, tutti i disegni qui. Le decorazioni che trovo in quest'angolo hanno leggermente quel po' di sfocatura, ma veramente, veramente, veramente poca, 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 poca. Allora. Bene, bene, questa appunto abbastanza a fuoco, solamente leggermente sfocato qui, ma poi ragazzi dipende anche a volte da come è stata impostata la foto già a monte, cioè se è stata fosse il fotografo, se chi l'ha scattata ha scelto un'apertura diversa da quella che fosse standard, quindi mi volesse mettere a fuoco solamente una certa zona, io posso dirvi che è un'immagine così godibile, non mi satura come hanno già fatto altri proiettori, va bene. Vabbè che la saturazione l'abbiamo tolta adesso noi, però va benissimo. Bella questa, ben colorata. Ora con queste immagini a volte ci vedo quanto sporca il bianco sul nero, ok? Quindi vedo, c'ho tante immagini test. Poi faccio i tagli, ma qui vedo, con questo vedo poco, riesco sempre a vedere se il bianco mi sporca troppo sul nero, mi fa l'aberrazione, eccetera. Qui ce ne sono, vabbè, raga, ma che ci sono proiettori che su questo posso anche passarci sopra. Vabbè, raga, con questa immagine solita della serie 6 che qui mi piace. Qui mi piace, sì, il nero qui mi piace, la luce, c'è differenza tra qui e qui, ne vedo abbastanza. Andiamo a vederci qualche video. Laga anime, vabbè, questa è sempre bella, comunque è ben definita, mi piace. Questo è il volume, raga, qui stiamo a 50. Il volume è buono, non distorce troppo, non c'ha troppe. Sentite? Non sbriciola troppo, come dico io, quindi va bene, va bene, va bene. Api, 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 bene. Bene, bene, abbastanza bene. Vediamoci sempre un po' di code. Bello, ragazzi, si vede molto bene. Nonostante questo sia un video che io tendo ad eliminare perché questo è preso da un altro video, vabbè, non sto qui a spiegarmi come l'ho preso. Però, ragazzi, guarda, io qui, ok? Qui. E questo lo leggo con la stessa identica qualità di nitidezza. Chiaro? Quindi lo leggo molto molto bene. Adesso non mi rimane che vedere poi l'input lag se è decente per determinarlo che sia o meno un proiettore da gaming. Becchiamogli sto bell'occhio, raga. Bello, sempre chiaro. Vabbè che sta clip è sempre comunque sia semplice, ma bella, bella. Vedo tutto, il full HD è pieno. Becchiamogli sto Forza Horizon 4. Facciamo già da adesso un piccolo test, raga, con la luminosità. Accendo la luce. Direi che si vede bene. Nonostante io abbia acceso una luce che sta praticamente al fronte dello schermo. Ovviamente ecco qua che su immagini che iniziano ad esserci zone con parecchio scuro, con parecchia ombra. Ne soffre, ma raga, comunque sia, c'ho il neon da 1,5 m che ho acceso e che spara veramente un sacco di luce, gli sta a 2,5 m, eppure si riesce a vedere abbastanza bene, quindi perché no? Test luminosità, ragazzi, se preso a 200 euro, superato. Torniamo al buio. Però ragazzi si vede molto bene, eh? A me sinceramente piace. Piccola partitina. Vabbè,
quando Ronaldo era ancora alla Juve. Vabbè, ci sta, diciamo che è come se ci fosse una sorta di mini anti-ghosting, effetto, diciamo, sfocatura, che riesce a dare una buona visione, diciamo, quando i giocatori corrono, la palla si sposta, vedete, si vede tutto abbastanza bene. Ok, ragazzi, proviamo un attimo sto screen mirroring. Eccolo che l'ha trovato, vedete? Io lo vado a cliccare. E ci siamo, raga. Diciamo che è stato tutto abbastanza semplice. Lo screen mirroring funziona molto bene. Molto molto bene e molto molto veloce la connessione. Ok, ragazzi, qui ho inserito una semplice pennetta esterna per farvi vedere che comunque sia funziona tranquillamente qualsiasi cosa mettiate sull'HDMI. E niente, facciamoci, questo è questa è la Fire Stick, quella lì, no, la Fire Stick, scusate, la pennetta 4K retro arcade che ho già recensito in maniera semplice sul canale. Andatevi a rivedere il video, vi rendete conto del prodottino che è, si trova una quarantina d'euro circa, a volte a 35, a volte a 40-45 euro su Amazon. E allora, mettiamoci un super blooper, che dovrebbe essere, se non ricordo male, Super Mario. Però qualsiasi cosa voi ci mettiate, ci va tranquillamente. E vai! E si vede bene, raga. Vi fate una partitina tranquillamente, senza rotture di scatole. Xidu S1, ragazzi, eccoci qua alle conclusioni. Allora, gli do un bel 8, raga, 8 e mezzo, raga. Allora, buon proiettore, bel proiettore esteticamente, anche se rimango dell'idea che certe accortezze in più le potevano anche mantenere secondo lo standard che hanno dato invece altri tipi di qualità. Allora, ragazzuoli, ottimo prodotto funzionale, sono contento perché per chi amasse anche un proiettore per giocare, qui ragazzi ce lo trovate, perché qui si vede molto bene, si vede molto bene, anche abbiamo fatto la prova con la luce e riesce comunque sia a restituire un'esperienza alla fine godibile. E anche un ottimo input lag, qui abbiamo, ragazzi, di media un input lag che sta sempre sotto ai 30, 35, 30 millisecondi, 25, di media stiamo lì, poi arriva anche, come a volte arriva a 40, ma a volte va a 20, quindi, ragazzi, è anche buono per giocare online, ovviamente con le dovute attenzioni. Prodotti come questo vanno sempre utilizzati, ragazzi, non 3 ore al giorno, altrimenti non vi arriva a 2 mesi di vita, non ve ci arriva a 3 mesi. Ma con le giuste esigenze, ragazzi, regala ottimi passatempo. Buoni colori, io vi faccio sempre un po' vedere che smanettando si migliora l'immagine, si migliora, poi si rende l'immagine a livello soggettivo come più piace. Quindi io vi ho fatto vedere che, togliendo un attimo di saturazione, ho dato un minimo di realismo, un minimo di profondità e più contrasto a certi tipi di immagine che appunto ne meritavano. Magari altre, dipende poi quando si gioca, quando si vede un film, quando si guardano immagini fisse. Però del resto, ragazzi, si comporta molto bene, si vede molto molto bene, il menu è carino, c'ha quella sua lentezza nell'utilizzo come un po' tutti questi proiettori. Lo screen mirroring funziona molto molto bene ed è anche molto 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 veloce. Raga, in generale lo consiglio sui 200-220 euro massimo, a volte lo trovate a 160-170, a volte lo trovate a 250-260, se lo trovate a 2-220 compratelo, perché comunque sia un buon prodotto, lo porti in giro, è bello da vedersi,
Adesso facciamo un attimo una piccola prova per vedere come si comporta con il Bluetooth, come cassa Bluetooth stereo. Allora, attiviamo il Bluetooth. Ok, io attivo tutto anche sul telefono che ho in prova. Sto in prova, no, scusate, non è che il telefono è in prova, è un telefono che uso per fare prove, eccetera. Attivo quindi il Bluetooth. Ok. S1 perché l'avevo già visto. Ok, qui mi dice connesso, quindi adesso torniamo indietro. Andiamo su soundbar. Niente, si abbassa, vabbè, si sente anche dal telefono. E sta funzionando benissimo. L'audio, ragazzi, è molto molto buono. Comunque ne parliamo poi. Allora, abbiamo visto com'è la modalità Bluetooth. Allora, ragazzi, la modalità Bluetooth per usarlo come cassa esterna soundbar per ascoltare musica è una funzione utile, ma non mi è particolarmente piaciuta per il fatto che pensavo ci fosse, non so perché, poi l'ho pensato senza verificarlo, se ci fosse un tasto fisico rapido, però pensavo fosse, ecco, che senza dover accendere il proiettore a livello di proiezione ci fosse un tasto che l'avesse semplicemente acceso e immediatamente reso disponibile a una connessione Bluetooth per ascoltare musica. E invece per quella modalità devi comunque sì accenderlo e avere una parete disponibile per poter navigare nel menu, attivare le connessioni, eccetera. Anche la connessione devi comunque sia prima attivare il Bluetooth, fare il collegamento con il telefono o comunque sia un dispositivo esterno per poi entrare nella modalità soundbar. Io pensavo fosse una cosa più accessibile e rapida. Premevi un pulsante, lui attivava un Bluetooth e si attivava in modalità soundbar e tu semplicemente ti collegavi e riproducevi musica. E invece no, è un po' macchinosa, non sostituisce proprio una cassa Bluetooth. Funge come se fosse una sorta di screen mirroring, perché fondamentalmente anche con la condivisione dello schermo, una volta che c'è lo schermo lì, ascolti musica. Quindi è la stessa cosa, ma lui non ha lo schermo acceso. Più o meno stiamo lì. L'unica cosa fa un po' di caciara il raffreddamento che sta sempre lì a lavorare. Ma come dico sempre, su questa fascia dei proiettori, raga, poi non ci fai caso, stai lì giochicchi con gli amici, con i bambini. Però ecco, se devo dare un parere sulla rumorosità del raffreddamento, devo dire che fa un po' di caciara. E niente, raga, fatemi sapere se avete qualche altra domanda, curiosità. Penso di aver detto tutto. Ripeto, lo consiglio, sì, sui 200-220. Ok, non a 260-270, ma a 220 lo consiglio perché è un buon prodottino, raga. E a volte lo trovate anche a 160-170. Quindi con un po' di pazienza riuscite anche a risparmiare quei 20-30 euro in più. Ragazzuoli, al prossimo prodotto, che penso sia Wimius, e ci vediamo, ragazzi. Ciao!